Luca Caruso? Sì. Ciao, sono Cruciani, Radio 24, ciao. Buonasera Cruciani. Ciao Caruso. Allora, che è successo? Spiegami, è vero che stai ricevendo minacce di morte? Io sto ricevendo minacce e auguri di morte. Ma chi è che ti manda questi auguri di morte, minacce di morte? Penso i tolleranti che non condividono determinati pensieri. Tu dici quelli che non condividono quello che pensi tu, d'accordo, ma si è appurato che questa storia qua che tu hai pubblicato era un falso, sì o no? Un falso clamoroso? No, assolutamente no. Se lei vede ciò che ho fatto, è stato raccontare quello che ho visto fin tanto che io l'ho visto. Sì. E cioè raccontare di una persona che si è seduta, sì, come ha visto il controllore arrivare, si è chinata il cappuccio fingendo di dormire, mm, il controllore è venuto, l'ha svegliato, sì, lui ha fatto finta di essere un po' così per il sonno e ha cercato di capire che cosa stesse succedendo. Quando il controllore gli ha chiesto il documento di viaggio, lui ha farfugliato e gli ha mostrato un foglietto. Io, sì, ero accanto. Sì, quindi, sì, ho visto e ho sentito tutto. Sì. Il capotreno, la signora ha detto: no, questo non è il biglietto corretto, questo è il treno sbagliato. Sì. Ha detto: io devo farle pagare questo tutto in inglese. Ma, perché gli ha chiesto: parli italiano? No, parli in inglese? Sì, allora in inglese. I documenti ce l'aveva? No, perché gli ha chiesto i soldi per integrare il costo del biglietto, sì, e lui non li aveva. Sì. Gli ha chiesto allora un ID document e lui gli ha detto che non lo aveva. Poi si è scoperto, scusami, successivamente, e tu non eri presente, da quello che ha comunicato questa capotreno, che era tutto falsa questa cosa. Aspetta, e lui aveva che, il biglietto, che no, lui aspetta, aveva un biglietto, aspetta, aveva un biglietto per il Frecciarossa e che aveva sbagliato posto. Ci credi a questa cosa qua, che questo aveva anche un biglietto del Frecciarossa, sì o no? Perché qui io credo che se non hai soldi e documenti in tasca, cioè solo due biglietti, e un controllore ti dice che quello non è il treno giusto, se tu sai di avere due biglietti non aspetti un quarto d'ora e ti allontanati. E perché si sono inventati questa storia dopo? Addirittura, Ma non lo so, dopo questa tiritera che è durata 10 minuti buoni, io mi sono, come dire, un po' non spaventato, però mi ha dato un po' da pensare il fatto che non avesse neanche il bagaglio. Dopo che è successo però? Perché è stato smentito tutto? Spiegami, che cosa secondo te? Fatemi arrivare, non è stato smentito, è stato solamente completata una situazione. Cioè Trenitalia dice che aveva il biglietto ed era regolare, quindi lei ha fatto una cosa che si chiama delazione a casa mia. Delazione, come quelli che denunciavano gli ebrei nel 38. Ma non dire cazzate, dai. Molto simile. Ma non dire delazione. Prendi uno che è negro, siccome è negro e senza bagaglio, è un clandestino che non paga il biglietto. Non dire cazzate sugli ebrei del 38 perché dici una cazzata. Fai finire. Lo saprò io. Delazione si chiama. Vabbè, adesso Caruso. Quelli che denunciavano un attimo. Ebrei nascosti. Delazione. Vabbè, Luca, allora dimmi. Il mio post che partiva da una situazione oggettiva a cui io ho assistito e che ho descritto fino a che ho assistito. Ma io credo a quello che lei dice. Ha scaturito in me la riflessione. Noi permettiamo, con la mancanza della certezza della pena, a persone che non possono circolare senza documenti di fare quello che vogliono. Le posso chiedere una cosa? Lei avrebbe fatto la stessa cosa se al suo fianco ci fosse stata una bellissima ragazza bionda, molto figa, con gli occhi azzurri e due tette pazzesche? Avrebbe fatto la stessa cosa per una strafiga bionda, occhi azzurri, norvegese, con due pucce? Che non va sul treno senza biglietto, in teoria. Chi ne sei tu? Sei interessante anche tu. Sei interessante, cioè le fighe norvegesi pagano sempre il biglietto del treno. Quasi siete sempre, interessanti voi ragazzi. Io anni fa feci un post simile perché ci fu un ragazzo italianissimo che saltò i tornelli a Roma Termini della metro. Beh, a me benissimo. Non interessava che lui andiamo avesse a riprendere un il post. Biglietto. Ottimo. E non mi interessa neanche di passare per quello che deve stare attento a ciò che dice nel periodo storico in cui lo dice. Però hai parlato di Pamela, hai scritto di Pamela che è stata barbarizzata e vi ripensa. Qual è il collegamento tra la vicenda di Pamela e un nero che sta sul treno senza biglietto, apparentemente senza biglietto? Cruciani, il collegamento non è fra il nero senza biglietto. Vabbè, ma è nero però, Pamela. Non è che è bianco, è nero. Ma no. Guarda che per me hai fatto bene a scrivere quel post, non è che hai fatto male, attenzione. Io ho espresso il mio pensiero sul fatto che quella povera ragazza sia stata barbarizzata da persone che nel nostro paese non dovrebbero
dovevano starci. Quindi questo qui, diciamo, il problema di questo negro. Dunque, il collegamento c'è, fianco. Il fatto che questo senza punto, documenti, esatto, e senza un titolo viaggia. Quella è una cosa piccola, quegli altri senza il diritto di stare in Italia martorizzano una ragazza. Il problema è l'incertezza della pena. Sì, ma sono d'accordo su questo. Ma non è che allora, non so. Qual è? Cosa c'entra l'incertezza della pena con uno che non paga il biglietto? Con uno supposto. Dalle cose piccole alle cose. Ma abbia pazienza, Parenzo, ma abbia pazienza. Se da Roma a Milano questo non aveva il bagaglio, non aveva soldi, non aveva documenti, io mi sono preoccupato, perché il pensiero in questo periodo ti viene, io ho un bambino piccolo e ricevere le minacce di morte, aspetta, guardi, fammi sentire, ricevere le minacce di morte non è semplice, ma per carità, quindi non questo banalizzi questa questo situazione. È gravissimo, no, non è io non banalizzo questi imbecilli che le minacciano che minacciano e lei, ma guardi per che una... sono gli stessi imbecilli che in difesa della tolleranza e della equity diversity che tanto sbandierano, sono le stesse persone che minacciano di morte e che si permettono di dire che io sono un razzista di merda quando non sono né un razzista di merda. Scusami, ma Parenzo, secondo te questo ragazzo di colore, questo nero, non so che di che nazionalità fosse, dovrebbe denunciare Luca Caruso? Beh, io se fossi lui sicuramente mi sentirei offeso, vilipeso, messo nel mezzo, buttato al pubblico ludibrio per una delazione. Quel ragazzo negro paga solo il fatto di essere un negro e la sua faccia è stata sbattuta sui social media perché lei ha fatto una piccola, anzi per me grande, delazione. Fossi in lui la denuncierei perché io ho diritto che la mia faccia, io negro, ho diritto che la mia faccia non finisca sui social media per un supposto non pagamento di un biglietto del treno. A parte il subdolo razzismo di dire il negro che prende freccia il negro che prende l'Eurostar, perché anche quello Cruciani non glielo fa notare, non perché scritto, è d'accordo con lei, ma non l'ha mai scritto. Cruci, il negro che prende treni, ma non l'ha scritto, ma come fai a dire che ha scritto il negro che non prende ma dove andremo a finire? Ma prendono anche l'altra velocità i negri, ma dove andremo a finire? Lei sta facendo illazioni su un pensiero che non ho espresso. Il punto fondamentale è che la persona sbattuta è su tutti i telegiornali, adesso su tutti la i siti, vittima è lui. Come assolutamente è come scusami, la capire. Persona che sprigiona odio da tutti i pori, ma si scusami. Chiama Luca Caruso, cioè, chiaro? È meraviglioso, chiaro? Il nome e cognome è il suo, il nome e cognome è il suo, non è quello del signore di cui non si sa. È dalla vostra parte? È dalla vostra parte? Scusi, Bel Pietro. Ci sono state persone, Crociani, ci sono state persone che hanno condiviso le mie foto personali, come dire, eccolo qui a questa faccia. Io questa è una ho vergogna. Preso il treno di rientro. Purtroppo sono è questa merda dei social media. Lei io è ho preso vittima... il treno di rientro ieri sera con il terrore. Lei è vittima dei social media. Se l'è presa in saccoccia perché il fatto non era vero e ora purtroppo è vittima della stessa immondizia di cui è stata vittima quel negro al quale deve chiedere scusa. Lei... Vuoi chiedere scusa a quel signore, sì o no? Per che cosa? No, appunto, non vuoi chiedere scusa. La domanda è: vuoi chiedere scusa? No, non c'è niente da, non c'è da chiedere scusa. Per che cosa devo chiedere appunto, scusa? Appunto, dico, io ti ho fatto la domanda. Per aver detto che non paga il biglietto. Non ho detto che non paga il biglietto. Io mi sono soffermato al fatto che. Per quello che hai sentito, non aveva un titolo. Documenti. No! A una persona che senza documenti di identificazione è libera di girare senza che nessuno. Pubblico ufficiale che lo ha addirittura fermato e ha appurato che era in assenza di documenti, non ha proceduto all'identificazione. Se sono al mio fianco con una bella figa che è senza biglietto, sicuramente non lo scrivo, non scrivo su Facebook. Vergogna! Ma che c'entra? La signorina Katia è senza biglietto. Ma sono cose biglietto. Diverse, siete no. Due vergognosi. Ma uno con i capelli sporchi che sta a Milano e l'altro non so dove sta. Ciao, basta. Caruso, mi avete ciao. Stufato. Ciao. Per...